eternità per un L'Aquila Grandi Speranze, la fiction ambientata in città ad un anno dal sisma del 6 aprile, continua a fare il pieno di spettatori, polemiche e anche di ironia. La seconda puntata, attutito, sembra qualche polemica e molti spettatori sono riusciti forse ad entrare un po' di più nei personaggi. Ma è l'ironia su Costanza, la bambina scomparsa, ad alimentare il web, tanto che ne è nata pure una pagina satirica, Costanza appunto, e diversi hashtag come Ricaccete Costanza in pieno stile aquilano. Ma nella seconda puntata, andata in onda in Rai in prima serata, a fare più scalpore alla riproduzione di una scossa fortissima che ha ricordato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, agli aquilani le sensazioni di mesi e mesi di scosse forti dopo quella mortale del 6 aprile di 10 anni fa. Le storie dei personaggi proseguono e anche quelle dei conflitti familiari. Franco, lo psicologo, interpretato da Giorgio Marchesi, papà di Costanza, in crisi con la moglie che dorme fuori l'ospedale psichiatrico in cui lavora, in una casetta di legno, ma che prende in cura anche il papà di un compagno di classe del figlio che si sente in colpa per non essere riuscito quella notte a tirare fuori dalle macerie il figlio e la moglie, poi fortunatamente usciti vivi. La moglie Silvia che non si rassegna e si mette sulle tracce di Costanza nel tentativo di ritrovarla, ma c'è anche un nuovo personaggio, malvivente francese, che si rifugia nella loro casa distrutta in centro. Il figlio lo scopre e comincia a portargli da mangiare tutti i giorni. Le 99 cannelle si vedono in una scena in tutto il loro splendore e anche scorci della città ancora distrutta. Gianni, invece, il portavoce del movimento delle carriole, porta all'Aquila un sottosegretario, scene viste veramente dopo il 6 aprile, nel tentativo di far riconoscere i problemi di una ricostruzione bloccata. Poi si scoprirà essere amico di Luca Barbareschi, che nella fiction è Riccardo De Angelis, un costruttore che vuole ricostruire una nuova L'Aquila lontana da quella che era. Il piano case, lo speculatore, chi vuole che il centro rimanga e lì venga ricostruito, i conflitti interiori dei ragazzi che continuano a girare il centro con le loro biciclette. Nel tentativo del regista Marco Risi c'era la loro voglia di riappropriarsi del centro storico, ma gli aquilani non sono piaciute le rappresentazioni dei ragazzi e come sono stati dipinti, lontano dalla realtà. Ma ci sono pure le comparse aquilane che si ritrovano nella fiction e allora i commenti sul web si sprecano. Luigia Stringini, storica cittadina del centro storico, oppure la signora del Barrosi. Chi si è persa è Costanza, scrive un'aquilana sul web, ma forse non siamo tutti alla disperata ricerca delle abitudini perse da quella maledetta notte?